Mi spiace di dover parlare dopo che voi abbiate ascoltato tanto e così di aggravare il vostro ascolto con le mie parole, ma non veniamo male se qualcuno va via. Io cercherò di parlare mezz'ora, non di più, e cerco anche di motivare, di darvi forza, e le motivazioni le trovo innanzitutto perché credo in Dio e credo che il Signore voglia essere presente nella sua Chiesa, che è il suo grande sacramento. E poi credo nei giovani, e qui c'ho una lettera che un vescovo che conosco bene fece anni fa e che ho riletto. Carissimi giovani, vi penso sempre con grande simpatia. Mi viene facile collegarvi a Maria che un giorno, come tutti gli altri, ha la sua vita cambiata dalla chiamata del Signore. Una domanda tanto importante che lei, giovane, tiene in attesa Dio, gli angeli e il mondo, tutti. Noi stessi saremmo diversi se non avesse risposto sì. E poi alla fine questo amico vescovo dice: ma non è finita. E poi Maria ed Elisabetta si capiscono, giovani adulti che dicono di sì alla vita, non fanno fatica a trovare linguaggi e strade comuni. Non c'era ancora Papa Francesco allora, ma questo amico vescovo aveva già colto come giovani e adulti hanno bisogno di essere insieme. Poi il terzo motivo è la testimonianza dei vescovi martiri. Oggi noi celebriamo San Bonifacio, San Bonifacio che è morto per l'annuncio del Vangelo. E allora c'è un martirio che chiama, che è quello che spinge comunque ad annunciare il Vangelo, sempre e comunque, al di là delle risposte, al di là delle reazioni, al di là di tutto. Allora credere in Dio, credere nei giovani, il martirio dei vescovi santi, questi sono i motivi che mi spingono a parlare. E ho aperto gli Atti degli Apostoli, perché nei momenti di incertezza, o meglio di decisione, bisogna riandare alla parola e a quella parola che è normativa, perché è la parola che parla della Chiesa, normativa per la Chiesa. Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù con tutta franchezza e senza impedimento. Atti 28, 30, 31. Sono Paolo non si muove e resta a casa e la gente va da lui. È, se volete, un'immagine rassicurante perché ci parla di una persona autorevole che non deve muoversi perché è cercato dagli altri. Ma questo è anche un grande rischio che la Chiesa può avere. Quello di dire in buona sostanza ai giovani, parliamo di loro, se volete ci siamo, se volete siamo qui, se non volete fate altre scelte. Oppure, secondo rischio, quello di stare fermi dicendo: aspettiamo che ci parlino o che ci chiedano loro qualcosa di Dio. O il terzo rischio: lasciamo che intanto facciano tutte le esperienze che vogliono, poi capiranno e torneranno. Sono rischi e tentazioni, perché se andiamo di nuovo a quelle parole, capiamo che Paolo è sì fermo, perché è agli arresti domiciliari. E agli arresti domiciliari quelle sono le ultime parole degli Atti degli Apostoli. Lui non può muoversi, ma la parola non è incatenata.
E proprio perché lui ha camminato, si è mosso e è andato, ora molti lo cercano. E anche in quel momento che è presago del suo martirio, non manca la crisi. Perché Paolo chiama i giudei, i quali l'andranno ad ascoltare, ma molti non crederanno. Ecco allora che Paolo, anche nel momento in cui è incatenato lui, ma non la parola, ci dice che la missione è sempre intrinsecamente unita alla Chiesa. Non c'è Chiesa se non è missionaria, non c'è missionarietà se non in una Chiesa. Non c'è l'una senza l'altra. E Paolo, se andiamo a leggere di nuovo, questo ce lo dimostra. Dal mattino alla sera, egli esponeva il regno di Dio, dando testimonianze, cercava di convincerli riguardo a Gesù, partendo dalla legge di Dio e dai profeti. Sono alcuni versetti prima di quelli che vi ho letto. È Paolo che cerca di convincere i giudei della comunità di Roma che vanno da lui. Ma se andiamo indietro al celeberrimo brano di Atti 17, ateniesi, vedo che voi siete gente religiosa. Il Dio che ha fatto il mondo è Lui che dà la vita e lo respiro per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura con il risuscitarlo dai morti. Paolo qui parla ai gentili e usa le categorie del creato, così fascinoso anche oggi l'ecologia, usa le categorie della vita, la richiesta della felicità. E alla fine parla di quello che forse gli ateniesi non volevano sentire, di Cristo che è risuscitato dai morti. Allora il Vangelo è per tutti e Paolo non si vergogna del Vangelo. E il Vangelo è per i giudei e i gentili, con approcci anche differenti, ma unico è l'annuncio. Ed è anche per i giovani e per i vecchi. Per i giovani, intesi come coloro che sono venuti da poco alla fede. Ci viene in mente la prima lettera di Giovanni, scrivo a voi giovani. Ma anche a chi è giovane in età e vive da giovane. Se prendete Christus vivit e anche c'è qui un giovane, ci sono alcune figure di giovani, o meglio di Gesù che incontra i giovani. Ma vorrei portarvi ancora due immagini bibliche negli Atti degli Apostoli, proprio dove al centro c'è un giovane. La prima è una crisi che crea divisione a causa di un giovane che si era proposto per una vocazione missionaria, ma che poi non la legge. E notate che siamo subito dopo il grande evento sinodale del Concilio di Gerusalemme. Quella parola che va per la maggiore, adesso che nella Chiesa si parla tanto di sinodalità. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere con loro uno che si era allontanato da loro in Panfilio e non aveva voluto partecipare alla loro opera. Il dissenso fu tale che si separavano l'uno dall'altro. Barnaba, prendendo con sé Marco, si imbarcò con Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì. Siamo dopo il Concilio di Gerusalemme, dopo che davanti a un fatto, a una domanda, una domanda fondamentale per la Chiesa, gli apostoli guardano cosa fa lo Spirito Santo vicino, subito dopo. C'è una situazione di crisi causa un giovane che a un certo momento aveva sentito, stimolato anche da un parente, Barnaba, la voglia di andare con lui ad annunciare il Vangelo, ma non la legge. E Paolo non gli dà una seconda possibilità. Tu stai a casa, o me o lui. E si dividono.
ma ci riporta alla concretezza, ci riporta alla concretezza e alla fragilità anche della Chiesa. È stata fragile in questa situazione agli inizi, come può essere fragile anche oggi, ma questo non vuol dire assolutamente rinunciare a un giorno. E poi c'è un altro punto, e che prendo dagli Atti degli Apostoli, del capo 20. Il terzo giorno della settimana ci trovavamo riuniti a spezzare il pane. Un ragazzo di nome Eutiaco, seduto alla finestra, mentre Paolo continuava a conversare senza sosta, fu preso da un sonno profondo. Sopraffatto dal sonno, cadde giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Paolo allora scese, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: «Non vi turbate, è vivo». Poi risalì, spezzò il pane. Paolo spezza il pane. Mangiò e dopo aver parlato ancora molto fino all'alba partì. Intanto aveva ricondotto il giovane, il ragazzo ancora vivo, e si sentivano molto consolati. È bello pensare ad una comunità che si ritrova attorno all'apostolo e si ritrova a spezzare il pane, lascio agli esigenti, può essere l'Eucaristia, può essere una gata a cui serve anche per fraterno. Bene, e lì c'è un giovane, lì c'è un giovane, ed è insieme agli adulti, e anche lui condivide lo spezzare il pane, e anche la fatica dell'ascolto, perché come fate voi fatica adesso ad ascoltare il vescovo? Anche per lui faceva fatica ad ascoltare addirittura San Paolo, al punto che si addormenta e che cade. Ed è bello vedere che Paolo lo rende vivo ad una comunità che si rallegra. È bello pensare ad una comunità dove attorno alla stessa mensa si fa anche fatica a starci. Ma c'è Paolo, ci sono gli adulti, gli anziani, un giovane. E c'è la fatica, ma c'è comunque una vita che riprende, perché la parola è viva e lo spezzare il pane dà vigore. Ed ecco allora qui la nostra Chiesa, oggi, che vuole continuare quest'anno a fermarsi sui giovani. Giovani, la fede, discernimento, vocazionale. Noi quest'anno ci vogliamo fermare su questo. E chiediamo umilmente a tutte le realtà della Chiesa di fare questo sforzo, di rendersi attenti a questo, anche con le modalità che dopo dirò. Vogliamo essere veramente una comunità che si ritrova e che cresce. E che cresce veramente. Allora io inviterei un po' tutti, le realtà della Chiesa, ad essere questo bosco che cresce, ognuno con il proprio dono, il proprio profumo e il proprio frutto. Rinunciare per un attimo a coltivare il proprio bonsai, o meglio rinunciare a non metterlo al centro del mondo, o anche alla propria sequoia, o anche il proprio, diciamo così, vivaio così vigoroso, per partecipare tutti a fare crescere questo bosco umile, dove non ci sono recinzioni, dove l'ombra e i frutti sono per tutti. Questo è veramente un grande impegno. Prendiamolo sul serio. Io lo chiedo umilmente, prendiamolo sul serio. In questo anno ci sta benissimo ed è doveroso il settembre missionale, perché ci radica ancora di più nella convinzione di non essere persone ferme ad aspettare che qualcuno venga. San Paolo se lo poteva permettere, ma al contrario dobbiamo essere noi ad andare. Poi se anche non fosse mai assolutamente così, se il Papa ci chiede una cosa, noi diamo retta. A questo punto, dopo queste tre immagini bibliche, io mi permetto alcuni passaggi. In questo quarto d'ora che mi rimane.
Essi ci parlano di queste immagini bibliche. Primo, annunciare ai giovani il Vangelo senza arrossire. Uno dei motti che mi piacevano quando da seminaristi dicevamo: se ti fanno vescovo, che motto prendi? Senza sapere di cosa parla, della nitroglicerina di cui parlavamo, era non enim eubesco evangelium. Poi me l'ha fregato Monar, allora ho ripiegato sui nomine domini, ma ne sono contento. Non mi vergogno del Vangelo, non divento rosso a causa del Vangelo. Allora, amici, il Vangelo è il fine di ogni percorso. Ci possono essere giudei, i ragazzi che conosciamo, come Paolo conosceva i giudei, ai quali può parlare di Mosè e dei profeti. Ci possono essere i gentili, che sono i giovani meno gentili, a dire la verità, quelli più lontani, forse allontanati da noi per tanti motivi. Possiamo, come è doveroso, lo ribadisco e ringrazio, sulla linea metodologica contenutistica, cercare con un discernimento comunitario i bisogni, individuare gli obiettivi, anche valutabili da chi è esterno alla Chiesa e da un'agenzia di valutazione, avere delle tappe intermedie e verificarle, come fa il progetto oratorio, ma il tutto nel percorso come fine è Cristo, che vive e che è giovane vero e che ci dice qual è la pienezza dell'essere umano. Questo vale per tutti, dalle persone che sono più in difficoltà e che devono recuperare l'umanità e sono in una comunità per fare questo, ai giudei. Questo vale per tutti, nelle forme possibili, nelle forme che noi abbiamo modo di attuare. Un annuncio che è ascolto, proposta, ma come? È una domanda che ci deve interessare molto. La domanda ci impone, anche a partire da esperienze già intraprese. Io considero il Concilio dei Giovani come un'occasione che andava in questa direzione. Non so se è mancata o meno, e anche sbagliata da parte del vescovo per certe scelte. Io considero, poi ne parlerò, l'inchiesta fatta e trasmessa oggi, una di queste possibilità. Ma dobbiamo anche avere la creatività di sperimentazioni nuove e anche sconvolgenti. Anche se noi le abbiamo programmate 5 anni fa, a volte noi abbiamo una programmazione quinquennale come era nella Repubblica Sovietica. Dobbiamo avere sperimentazioni nuove. Chiesa di Parma, non avere paura. Chiesa di Parma, non avere paura. E non dire che non è possibile da noi. Non avere paura. La parola certamente ha un nocciolo duro dentro al quale c'è una ricchezza grande, ma la Chiesa di Parma può anche avere le noci snocciolate. Esiste, nel senso che ci sono persone che fanno questo lavoro e che aiutano a cogliere quella ricchezza che altrimenti resterebbe non possibile per tanti giorni. Due, annunciare è discernere, cioè camminare insieme con la parola di Dio che luce i miei passi ed è una città sul monte verso la quale dirigersi. Questa parola dura da aprire, snocciolata, è luce nei miei passi. Il mio mezzo metro di luce come me lo dà la lanterna,
ma è una città verso la quale siamo incamminati. E allora, ecco allora che questa ricerca è annuncio e discernimento, la ricerca della felicità, cioè della vocazione alla vita, è quello che è emerso anche dall'inchiesta, l'impegno di aiutare i giovani ad un'armonia che tocchi tutta la loro persona. Tanti giovani ci chiedono questo. Il tema della vocazione, penso dovremmo anche rileggerla come realizzazione lavorativa, il grande tema del lavoro che c'è e che non c'è, il lavoro per me, nel quale io realizzo me stesso per il bene degli altri e che apre una finestra sulla giustizia sociale e che è il contributo che un giovane può dare alla città e nel quale lavoro testimoniare la fede. Queste sono dimensioni vocazionali che sono tutt'uno con questo annuncio della parola che annuncia i miei passi. Poi la grande vocazione che comprende e supera quella lavorativa, la vocazione al matrimonio, la vocazione, una vocazione laicale nella quale si innesta anche una vocazione lavorativa, la vocazione presbiterale e alla vita consacrata. Annunciare e discernere, perché significa l'annuncio di una parola che luce i miei passi e che mi dirige attraversando la vita di un giovane. L'ultimo, un altro aspetto, 3 dei 4, lo intitolo così: si può fare. Ci sono, si può fare questo. Questo si può fare. Perché ci sono comunità cristiane, concretamente, preti, persone consacrate, laici, che ci stanno provando e anche ci riescono. Questo lavoro qua si può fare, ci riescono con i giovani e propongono lo spezzare il pane, come senza, propongono la formazione, propongono di avere delle braccia e un cuore missionario, fanno una proposta vocazionale, danno vita a questo. Ci saranno momenti di crisi, ci saranno momenti in cui un'annata non viene bene, ci saranno momenti di prova, ma le comunità lo fanno. Questo vuol dire che si può fare. Io cosa proponevo? Avrei voluto proporre un gruppo stabile per accompagnare questa domanda, discernimento, ascolto, proposta della nostra diocesi per e con i giovani. Questo anno noi abbiamo bisogno di qualcuno che accompagni questo. Ne abbiamo bisogno. Si può fare. Secondo, condividere quello che si fa. Quella donna che aveva perso una dracma, quando la trova, chiama tutte le amiche e fa festa. Una pratica buona non è buona se non è condivisa. La pratica non è buona finché non è condivisa. Questo deve essere l'impegno del prossimo anno. Amici, condividere quello che si fa. Fare un'esperienza bella e non condividerla è come preparare da mangiare in un modo anche molto buono, molto raffinato, molto abbondante. Puoi chiudere la dispensa a chiave e andare via. Allora chi è lì?
salvati. Giovani direbbero un'altra parola. Si irrita, perché sente l'odore, ma non ha niente da mangiare. È un lavoro umile che dobbiamo fare. Scusate se mi scaldo, ma io sono il vescovo e sono quel povero papà che deve mettere a tavola tutti. Ecco, allora cos'è importante? Terzo punto, decidere cosa fare da mangiare e fare da mangiare insieme. Perché altrimenti non ce n'è, ce n'è solo per qualcheduno. E quello che hai fatto te lo tieni per te. E guarda caso, ci ritroviamo esattamente come nella comunità di Corinto, dove si andava all'agape fraterna e qualcheduno ne usciva ubriaco e qualcun altro rimaneva affamato. E San Paolo cosa ha fatto? Non si arrabbia, forse si arrabbia San Paolo quando, però racconta quello che ha fatto Gesù, racconta quello che ha fatto Gesù. Allora, io chiedo che ci sia in ogni zona pastorale un faro che diventi anche fiaccolo per la pastorale giovanile. Questa è un'immagine del Signore. Faro fiacco, il Signore della famiglia. Avere in ogni zona un pastorale, un faro che diventi anche fiaccola per la pastorale giovanile. Sarà un prete, sarà un ragazzo, una ragazza, sarà una persona consacrata. Inventatevelo voi, però io lo chiedo. C. Formare apostoli giovani dei giovani. Due secoli fa, Parma ha visto nascere carismi grandi per i giovani e le giovani in difficoltà. Dico Parma, questo vale per Piacenza, questo vale per tante altre, giovani e giovani in difficoltà. Ora invochiamo il dono dello Spirito perché ci siano di nuovo carismi per e con i giovani. Casomai questi che si reinventano anche, o che lo Spirito suscita, carismi per e con i giovani. L'altro giorno parlavo un prete e dice: io lo pagherei a peso d'oro un animatore di pastorale giovanile, perché non ce l'ho. Invochiamo questo dono dello Spirito. Allora, tornare ad una formazione degli animatori è essenziale. Non so cosa faremo il prossimo anno per il percorso per formare il formatore, perché è il momento questo della verifica, e vedere precisamente ognuno che ha fatto quel corso come si ricolloca di nuovo dentro la sua nuova parrocchia, perché noi non abbiamo tempo da perdere a far sì che i laici che non hanno meno tempo di me vescovo abbiano a dover di nuovo mettersi al collo un'altra medaglia della formazione che non serve a niente, come i generali sovietici che poi cadevano a forza di avere medaglie. Ecco, questo è importante. Questo è importante. Ci sono bellissime esperienze, però adesso noi dobbiamo andare avanti. Amici, io guardo tutte le nuove parrocchie. Io le guardo tutte. E godo anche di andarci a fare la visita pastorale. Ne ho finita l'ultima, la penultima tranche, l'ho finita domenica scorsa, godo e gioisco quando vedo che il Vangelo è annunciato, patisco quando vedo che questo non è ultimo, sono nei minuti di recupero perché sono già 30 minuti. Tutto questo
è possibile solo con tutta la Chiesa, solo con tutta la Chiesa, da soli non è possibile. Una Chiesa che sa dire grazie a Dio, ma anche grazie tra preti, un prete con un altro prete, grazie, un laico con un altro laico, grazie, una persona religiosa consacrata con un'altra persona consacrata, grazie. E tutti questi doni, citato questi per farla breve, guardarsi con stima reciproca. Se vogliamo citare Francesco, Papa Francesco, lo citiamo, e lo citiamo come un'espressione che può sembrare marginale, ma che sotto deve avere un costrutto, è un fiore che non nasce, e lo cito come ormai si cita Paolo VI, abbiamo bisogno di testimoni, non maestri, ormai uno ormai non lo cita più, deve, sono tutti, insomma. Io cito anch'io una frase che rischia di essere stereotipata: grazie, prego, scusa. Deve essere lo stile della nostra Chiesa, che allora diventa attrattiva, che allora facilita l'incontro, che allora diventa quella bella comunità di cui parlavano i giovani, che non è una comunità che è fenomenale, ma è fatta di persone normali. E qui innesto il tema della riforma della cura. Il 7 ci sarà un incontro nel quale io non sarò in grado di dire chi sarà il vicario episcopale che dovrà tenere in mano tutta la baracca, e quali altre persone di riferimento. Non sarò in grado di dirlo perché non ho ancora finito il giro delle disponibilità degli altri presbiteri che consentono di smarcare un presbitero dai servizi che sta facendo. Nella diocesi di Parma, per smarcare un presbitero e chiedergli un servizio diverso, è come il trapezio: con una mano devi rimanere attaccato a uno, con l'altra devi cercare l'altro e possibilmente anche con il piede, e sotto spesso non hai la rete, hai le firme dei parrocchiani. Io, se riesco a fare questo giro, penso che verso la fine del mese riuscirò a sbloccare quella che potrà essere una riforma della Chiesa. E ho finito quasi. Ecco. Allora, punto B, una Chiesa che cambi i rapporti e le relazioni tra le varie membre della Chiesa stessa, associazioni, movimenti, lievitare il senso di Chiesa insieme, per essere missionari e portare Cristo a tutti. E questo penso a tutti, alla grande potenzialità. Penso ai giovani e ai ragazzi più fragili e difficili. Se noi cambiamo stile, se ognuno non pensa al proprio bonsai o alla propria coltivazione, ma pensiamo a tutto, senza togliere la specificità, ci mancherebbe, ce la faremo, altrimenti no. Poi l'ultima cosa che vi dico, e sono veramente fuori di 4 minuti, io spero in un'assemblea non più divisi parti, non più divisi parti. Visi parti può voler dire visi stanchi, anemici, ma soprattutto tutti italiani, con l'eccezione del colombiano o peruviano, ma comunque argentino, sempre pallido. Cioè, io spero, poi c'è anche dall'Africa, io spero che qui ci siano, ok? Non ti vedo adesso, però io spero, visto anche te, ma sei pallido, io spero che ci sia un'assemblea nella quale riusciamo a far confluire
le persone che sono qui a Parma, anche loro. Io spero, noi siamo la Chiesa insieme, se non siamo questo, non siamo quello che il Signore ci vuole.